Siamo con Fabrizio Fabbri che segue e coordina il team di Peugeot Sport Italia. Fabrizio, queste macchine sono spettacolari, le abbiamo viste vincere a San Marino, vincono ultimamente. Ma se uno volesse acquistare una Peugeot 208 T16, quanto costa e a chi deve rivolgersi? Beh sì, in effetti queste 208 sono, in questo momento sono vincenti, quindi è veramente una bella vettura. Per acquistare, diciamo, è abbastanza semplice, bisogna rivolgersi a Peugeot Sport in Francia, e esiste anche un sito, ci si rivolge a loro e la vettura, per quanto riguarda la 208 R2, praticamente è acquistabile, diciamo, in tre versioni. C'è la versione, il kit senza i pezzi, diciamo, di allestimento, che costa 38.000 euro. Poi c'è invece il kit completo di tutto, compreso scocca, compreso tutto per completare la vettura, che costa 48.000 euro. E poi c'è la possibilità anche di comprare la vettura già montata da Peugeot Sport, che costa 58.000 euro. Quindi 38, 48 e 58.000 euro. Quindi questa è la R2 due ruote motrici, invece andando sulla 208 T16? Sì, questa è la 208 R2. Andando sulla 208 T16, che è già una vettura molto più complessa e molto più, diciamo, performante. Questa qui è acquistabile in kit, se uno la vuole montata bisogna sentire, bisogna prendere degli accordi con Peugeot Sport, però il kit di montaggio completo di tutto costa 210.000 euro. Ma ci sono altri componenti che vanno aggiunti? Ho sentito che ci sono un po' di chiarimenti da fare su queste vetture che vengono vendute poi anche da altre case concorrenti, per non avere sorprese. No, vabbè, le vetture, le Peugeot le vende tutte a Peugeot Sport in Francia, ecco. Dopo la vettura nel kit è completa, logicamente ci sono dopo i piccoli optional, c'è i fanali supplementari, per esempio non è compreso il crick, ci sono delle piccole cose, però il kit è veramente completo, con la scocca, con i documenti, già i documenti della vettura, con tutto, diciamo, compreso, ma anche il montaggio, la verniciatura della scocca. E per eventuali poi rialzi del motore, vabbè, di altre parti, ma soprattutto del motore? Il motore è fatto da un costruttore italiano, è stato sviluppato da Peugeot Sport e poi viene praticamente fornito da un costruttore italiano. E basta rivolgersi per le revisioni, basta rivolgersi direttamente a loro, alla Oral Engineering di Modena, e quindi si revisiona il motore senza nessun problema. Ok, grazie. Prego.